Io penso che voi non abbiate colto il reale potenziale della situazione. Perché tu sì? Certo. Dovranno dannarsi per capire cosa cazzo sia questo Dio. Cercheranno sui social e non troveranno niente. Cercheranno su Google e non troveranno niente. Se non Papa Francesco che dice la messa. Dio la festa diventerà top trend. E noi non avremmo fatto assolutamente. È una serie interamente prodotta ad Arezzo da ragazzi aretini e girata in gran parte alla Casa dell'Energia. Il suo staff è composto interamente dalle scuole di Arezzo, con più di 80 ragazzi che hanno partecipato al progetto. La serie ha un nome eloquente: Dio, sei ragazze, sei storie, una festa. Dio è una serie innanzitutto girata da 80 ragazzi, questo è bene ribadirlo, siamo 80 ragazzi aretini, quasi tutti del liceo, quindi giovanissimi, che ricoprono i più svariati ruoli all'interno di una tradizionale troupe cinematografica, quindi sono 35 attori e 45 di troupe tecnica. La serie Dio si ambienta nell'ambiente studentesco aretino, tutti frequentano il liceo Redi, dove abbiamo girato anche diverse scene, e tutto gira intorno a questa festa in discoteca che si chiama Dio, appunto, attorno a quale ruotano le sei storie di questi ragazzi. E ogni storia è indipendente l'una dall'altra, affrontano molte tematiche. Cioè, il tema dello stereotipo è molto vivo, soprattutto verso la figura femminile. C'è il tema delle dipendenze che non derivano dal ceto sociale, ma dal tipo di famiglia da cui uno arriva, o anche da problematiche più, diciamo, più interiori, più psicologiche, quindi non necessariamente di condizioni di vita. Poi c'è comunque anche il tema romantico, quindi le relazioni amorose, tutto comunque abbiamo cercato di narrarlo dal punto di vista nostro, quindi tematiche che magari sono anche eterne, che ci sono sempre state, però da un punto di vista contemporaneo. Quindi è un punto di vista, se vogliamo, inedito, e speriamo che questo punto di vista, con le sue riflessioni che sono dentro di esso, insomma, arrivi anche al pubblico. Cos'è questo Dio? Cos'è questa festa? Dove trovo le prebende? Chi lo sta E a organizzando? quel punto spuntiamo fuori. No. Noi spunteremo fuori a cose fatte. Quando avranno bisogno di idolatrare chi ha donato loro la serata più bella della loro vita. Le puntate verranno pubblicate sul nostro canale YouTube, che si chiama Farrago Produzione, dove è già uscito il trailer che sta andando molto molto bene. Ogni martedì, a partire da martedì 19 alle 21, usciranno due episodi. Le puntate sono 8, quindi il finale di stagione sarà l'8 aprile, perciò 19, 26, 1 aprile e 8 aprile. Usciranno tutti gli episodi, sono da circa 20-25 minuti ciascuno, quindi un totale di 3 ore e mezza quasi di girato. È stato un lavoro molto intenso di 5 mesi di riprese, anche 3 set a settimana, che per dei ragazzi che fanno anche il liceo è un impegno molto molto grande. Io sono un sacco soddisfatto di quello che abbiamo tirato fuori.